Si è chiusa in positivo ieri Expo Riva Caccia Pesca Ambiente, la fiera dedicata alla caccia alpina e di selezione e all'arte della pesca, che riconferma i numeri del 2016 con 15.231 ingressi registrati alla chiusura della fiera di Riva del Garda. Expo Riva Caccia Pesca Ambiente è una fiera che fa del suo punto di forza un mix perfetto fra cultura e passione. Una mostra mercato che affianca ad una ricca offerta commerciale, con 210 aziende presenti, organizzate in 4 padiglioni espositivi per una superficie totale di 25.000 metri quadrati, una importante parte convegnistica con numerosi appuntamenti scientifici dedicati alla venatoria ed all'alieutica, tra cui spiccano la Mezz'ora con l'esperto, quelli organizzati dall'Associazione Cacciatori Trentini e dalle associazioni di pesca della provincia. Incontri questi che rientrano a pieno titolo nella filosofia di Riva del Garda Fiere Congressi di promuovere la formazione in ogni evento organizzato. Le novità di questa manifestazione partono al di là del numero molto elevato degli espositori, delle aziende presenti in fiera che hanno superato i 200, ma abbiamo il settore caccia e pesca, abbiamo la novità dell'ambiente. Quest'anno abbiamo dato molto spazio a questa sezione, infatti sono presenti all'interno della nostra manifestazione il MUSE, il Museo Civico di Rovereto e la Provincia Autonoma di Trento con il Dipartimento Foreste e Fauna. Questa è una manifestazione dove non c'è solo esposizione, ma ci sono anche test, esperienzialità e cultura. E lì il nostro visitatore avrà l'opportunità, oltre che di vedere tutte le novità del settore, anche di testarla. È l'unica fiera in Italia dove sono state costruite 3 vasche da lancio per provare le tecniche di pesca della mosca, dello spinning e, novità assoluta, la tecnica del tenkara, una tecnica importata dal Giappone. Un'edizione molto importante anche dal punto di vista della divulgazione scientifica. Sì, quest'anno abbiamo iniziato la fiera praticamente una settimana prima, perché tutta la settimana precedente la fiera è stata animata da iniziative dedicate al ritorno del grande carnivoro sulle Alpi, il lupo. Le iniziative sono state coordinate scientificamente insieme al MUSE, il Servizio Foreste e Fauna della provincia e la Fondazione MAC. 3 soggetti che hanno su questo tema particolare conoscenza. Abbiamo 4 appuntamenti durante l'arco della settimana, tutti molto ben riusciti. Evidentemente questo tema dell'immaginario attira dai bambini delle scuole elementari fino agli adulti che hanno frequentato lo spettacolo televisivo. E questo è però una delle iniziative che caratterizza un po' lo spirito di questa nostra fiera, che, lo voglio dire, è e resterà sempre una mostra mercato, è una fiera dell'abbigliamento, dell'attrezzatura, della meccanica di precisione, di tutto quanto riguarda caccia e pesca, però l'abbiamo concepita sempre anche come un grande contenitore di temi che vanno oltre la 2 giorni. E i temi legati in particolare alla caccia sostenibile, alla pesca sostenibile, quindi al fatto che, insomma, organizzare una fiera di caccia e pesca in Trentino è una bella responsabilità e noi ce la sentiamo sulle spalle parecchio. Mi presento, sono la presidente del gruppo Cacciatrici Trentine, siamo una settoriale della CT, pur essendo comunque un gruppo, diciamo, indipendente sia a livello bilancio sia a livello amministrativo. Siamo in fiera ormai da anni ed è un appuntamento classico, è un modo per stare in mezzo ai cacciatori, in mezzo alla gente e anche, tra parentesi, in mezzo alla natura, anche se è un modo un po' strano di farla apparire. Sicuramente è un evento importante a livello regionale, a livello economico, anche penso per quello che è la zona di Riva del Garda. Tutti gli anni collaboriamo con dei gruppi del Trentino che hanno, diciamo, tra parentesi, delle problematiche, se possiamo chiamarle così. Siamo stati con l'associazione Midollo e Osseo, quest'anno abbiamo i ragazzi dell'ANFAS. Siamo dell'idea che degli alberi diversi fanno delle foreste bellissime e quindi siamo orgogliosi di essere qui con loro.